Ciao Ale, bentornati sul canale. Rieccoci qui con un nuovo episodio di Hitman. E dopo Miami e il Gran Premio, voliamo in Colombia a vedere adesso quali saranno i nostri obiettivi. Welcome to Colombia 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Bene ragazzi, ed eccoci qui con un nuovo episodio di Hitman. Vediamo almeno dove sono i nostri obiettivi. Uno è lì, l'altro è lì e l'altro da qui non riusciamo a vederlo. D'accordo, vediamo di esplorare un po' la zona. Recuperiamo ciò che si può recuperare. Rubinetto. Salve, buon uomo. Ho visto questo tubo, posso prenderlo? Grazie, arrivederci. Di qui non si può passare. Un mattone può tornarci utile. Vediamo magari di scendere da qua. Bene, ottimo. So, P-Power, celebrity tattooist of tattoo torment fame, has come to Santa Fortuna, presumably to work his magic on Rico Delgado, a known ink enthusiast. Sounds like an invitation to the mansion, 47. Are you feeling expressive? Ecco, direi che questa è un'ottima opportunità. Il tatuatore. Magari lo uccidiamo con il con i tatuaggi. Direi proprio di sì. Ottima opportunità questa. Could be. Allora, trova il bar. Ma dove il cavolo è il bar? Nella foresta. Ecco il tipico bar dei peggiori bar di Caracas. Ecco qui il tatuatore. Travestiti da tatuatore. Mimetizziamoci. That is P Power. Real name Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Ai, andate la mierda. Senta, buon uomo, si potrebbe allontanare da qui che dovrei prendere i suoi vestiti? It's me. Look, I'm in real trouble here. Call me back, all right? Praticamente, ragazzi, questo cazzone non si muove perché sta aspettando la chiamata di Dexy, ma se io qui non gli mettevo la musica, quindi metti musica. Ecco. Perfetto. Adesso in teoria con la musica lui non riesce a parlare con Dexy e quindi si dovrebbe allontanare dal bar. Sure to run into him as well.
Ok. Perfetto. E noi come le scime voglia ad aspettare. Magari ci prendiamo il bel mattoncino. You have to get me the hell out of here. I'm stuck in some tequila bar. In the middle of nowhere. I can't get out. Dexy. Fini, aspettiamo che finisci di parlare. Ok. Ci travestiamo. E occultiamo anche il corpo. Perfetto. Adesso vediamo di raggiungere la villa di Delgado. Perfetto. Ed eccoci qui alla villa. Molto probabilmente, ormai credo di essermi abituato un po' a Hitman, mi perquisiranno le armi, quindi io direi di lasciarle qui, tra la vegetazione. E lasciami pure il tubo. Ok. Adesso dovremmo riuscire ad entrare senza particolari problemi. Yes. Hang on, man. I hope you don't mind, but we need to freeze you. Immaginavo che dovevi perquisirmi. If you wanna come through, we gotta punch you down. Understand me? You're entering the lion's den, 47. Like tread carefully. Señor? Practically like everyone here is dangerous, not least Rico Delgado himself. Everybody knows that shit. All right, good. Mr. Bowen. Keep moving, keep Follow moving. Me to the house. Mrs. Delgado wanted to meet you. Take it to Rico afterwards. So famous tattoo artist, huh? I put some ink on skin as well in my time. Of course, most of that was in prison, and not always. Ah, beh, certo. You know how hard it is to tattoo traitor on a guy's forehead while he's squirming around on the ground like a worm? Not easy, let me tell you. Interesting story. Thank you for sharing. You bet. That is Catalina Delgado. Wife to Rico Delgado for the past 11 years. Ma è una prostituta la moglie di questo. L'onore è tutto mio, signora. Prego, faccia strada. Chiudiamo la porta, magari. Ah, si era già chiuso. It's the most beautiful thing I've ever seen. A great moment. I cherish the memory to this day. Però signora, io non è che voglio dire, però è leggermente provocante. Rico has this tattoo on his neck and he insists it's supposed to be based on a photo of me. I'm not a fool, Mr. Powers. My nose never looked like that, not even before the operation. And sure, I've had a few tics done here and there. Magari il tatuatore era faceva cagare. I want you to make it look like me, not some young skank. I'll do my very best, Mrs. Delgado. Ah, oh, chico. Let me just grab a quick selfie. Ma certo, right. Prego, prego. Sure, why not? Yay! Just look this way. Yeah. Ammazza però che faccio. Oh, che sì. Wow, we look so good together. This is great. So far, so good, 47. Now to leave your mark on Mr. Delgado. Hey, what are you doing? The session's in here, man. Don't go wandering around my house. You're just gonna leave? You didn't even do anything. Because not going to like that, parce. D'accordo.
This is the famous Pete Bauer. Allora, presumo che debba lavorarci qui sopra. Ora, la domanda sorge spontanea: se io lo ammazzo con questo, posso farlo passare per un incidente? Sì, signor, come cavolo ti chiami, Rico? Sto dando un'occhiata in giro, sai, per vedere com'è la situazione. Progetti del sottomarino. Dall'azione. Non credo io possa uccidermi, guarda quanti soldi. Posso ucciderlo qui davanti alla guardia e sua moglie. Ok, I'm ready. Let's get this thing fixed. D'accordo, sei pronto, eh? Doing this just to annoy me, Kat? Oh, stop being so grumpy, Rico. You can't focus here, all right? I really can't see. Senta, ma non possiamo mandare via la guardia, signor Rico. So what are we waiting for, huh? No, non possiamo. Stop doing that. It's not every day we have celebrities visiting, you know. Inizia il tatuaggio. Very annoying, dear. What's the problem? You don't even have to do anything. E va bene ragazzi, proviamo, vediamo cosa succede. Tanto comunque abbiamo salvato, quindi è il caso. Whoa, hey, Rico, don't worry. I've got this under control. Hey, the two guy. I'm watching. E te pareva. You hear me? Hey, listen, you're taking this new bodyguard job a little too seriously, Jose. He's a stranger, Rico. I don't like his face. Ah, perché non lo mandi via, Rico? Far, Jose. No guns. I'm sorry, but just doing my job, padron. Quindi non lo mandi via, no, eh? I need you to calm down a bit, Jose. Jose, devi calmare. Sorry, boss. Put the gun away, I'm fine. No, forza. No, I'm not willing to take any risk here, Jefe. D'accordo, inizia il tatuaggio. Hey, listen, you're taking this new bodyguard job a little too seriously, Jose. He's a stranger, Rico. I don't like his face. You're taking it too far, Jose. No guns. You need to keep still, Mr. Delgado. I wouldn't want to stab you by accident. You heard the man, Catalina. Leave us now. Fine. Have it your way. But that tattoo better look exactly like me when you're done with your new BFF, Rico. I need you to calm down a bit, Jose. Better safe than sorry, boss. Hey, I need you to stand down. Stop waving that thing around. I'm sorry, but I'm just doing my job, padron. Hey, Jose, I need you to leave us alone now. Oh, no, sì. Right, you understand? All right, boss, all right. But I'll be back in a little while if I don't hear from you the way you want. Oh, finally. So be so quiet. Can I finish my work now? Do what you do best, man. You got it. Perfetto. Porta chiusa. Ok, Enrico, è stato un piacere averti conosciuto. Bye bye. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. Il problema è dove lo nascondo adesso. Chiave autosportiva. Salta. Ok. A posto. Ora ragazzi, dobbiamo uscire di qui. Quindi direi che le guardie non ci fanno niente. Quindi tranquillo proprio. Potremmo andarci via di qua. Allora, di qui stanno delle guardie. Andiamo di qua a vedere. Merda, l'ho trovato Rico.
Perfetto, ragazzi, siamo fuori. Maledette telecamere. Però vabbè, ok, dai. Recuperiamo le nostre armi. E vediamo di sistemare i prossimi obiettivi. Uno è lì e l'altro non riusciamo a vederlo. Ok, dai, andiamo verso la nostra destinazione, verso il nostro prossimo obiettivo e vediamo come sistemarlo. Vediamo se becchiamo qualche opportunità o comunque qualcosa che ci aiuti a eliminarlo. Ed eccola qui. That is Andrea Martinez, the Delgado Cartel PR officer and public face. Però qui è troppo all'occhio delle persone, devo trovare qualche altra cosa. Vediamo che c'è qui sopra. Oh, storia della missione. I don't know, man. I've been like smuggling this cocaine souvenir around the world, right? I need to get it to this dude, Franco. Man, it broke. It's supposed to be in one piece when I deliver it over by some cave entrance behind the pharmacy, but it broke. Bummer, man. So, a drug dealer from Sapienza has been testing a new method for smuggling Delgado brand cocaine into Europe, baking the substance into souvenirs, coated in a special anti-drug detection paint solution. The dealer has been traveling the globe. Ok, questa è un'ottima opportunità, ragazzi. Vediamo dove si trova la statuetta. È qua dentro. Però per entrare. Ok, da qui. Vediamo. Oh, fantastico, la porta è chiusa. Oh, qui c'è la finestra. Avvelire il bicchiere. Dovrei distrarre questo tizio qui. Per poter entrare nella finestra. Quindi pigliamo la lattina e la lanciamo. Che è successo? Che è successo? Perfetto. A posto. Nota del trafficante di droga. Può tornarci utile. Ma lo metti i souvenir. Ah, manca il veleno, maledizione. Radio sveglia. Ok. Senta, buon uomo, dove posso trovare del veleno? Sicuramente in qualche cucina. E dove mi zigare trovo io le cucine? Non ne ho la più pallida idea. Ah, però aspetta. No, questo mi dice di avvelenare la statua, ma io voglio trovare il veleno. Andiamo alla ricerca del veleno. Un cocco. Scatoletta di sugo. Cereali. Veleno. Certo, certo, mi scusi, si è riservato lo staff, si figuri. Ok, abbiamo il nostro veleno. Vediamo se con questo possiamo, anche se quello è male, questo è quello che dovrebbe farlo andare al bagno. Allora, proviamo questo veleno e vediamo che succede. Ok.
Ok, trova della colla. Ah, sempre qui dal negoziante di fiducia. Salve, buon uomo, sono sempre io. Mi servirebbe della colla. I'd like to buy some glue, please. No, I'm afraid we just ran out of that item, signor. E che cavolo. I saw the last bottle to the mechanic next door. Vabbè, la vado a prendere dal meccanico. Non è che te la posso rubare la colla, lo faccio prima, senza che parlo e ti chiedo se la vuoi. Radio. Vabbè, vediamo. Do you sell glue? Alla puta! Ehi, puto, glielo dice a tua sorella, giovane. Ah, come sospettavo, non me la vuoi dare la colla, vero? Va bene. Hola. Hola, signorita, se può andar via, per favore, che devo recuperare della colla. Ma adesso vi dovete mettere a parlare, non ho capito. Bene, signora, se ne vada. Oh, ecco, brava, così, via. Bella colla, da dove la prendo? Ah, eccola qui. Recuperiamoci anche la chiave inglese, va? Sì, il mezzo era suo, signora. Guardi, il meccanico è andato un attimo al bar per un caffè e tornerà subito. Prego, prego, l'aspetti pure lì. Adesso devo recuperare il vestito dell'Hippie. Questo magari ce lo nascondiamo. L'Hippie sta qui. E adesso, ragazzi, dobbiamo come sempre seguirlo e aspettare che si metta in qualche luogo abbastanza appartato per poterlo sistemare. Senta, buon uomo, non mi sembra il caso di iniziare a bere adesso, eh? Lei già è drogato, più gli alcolici qui. Ecco, sì, bravo. Andiamo a farci una bella camminata. Un po' d'aria fresca e vede come le passa tutto. Allora, ragazzi, io ho notato che il nostro Hippie fa avanti e dietro, sale qui, parla con l'amico che gli dice mi devo ricordare di prendere la colla, va giù al direttore dell'albergo, gli dice lo stesso mi serve la colla, il direttore gli dice vai al negozio e siamo punti a capo, lui quindi sale e scende da qua. Quindi io magari volevo sistemarlo qui sopra, però per sistemarlo qui sopra c'è anche l'amico qui, quindi che potrei fare? Potrei provare a sistemare l'amico e poi quando lui sale sopra sistemo lui. Ma non so quanto possa funzionare. Shop
Oh. Huh? What the heck was that? Okay. Ok. Sperando che nessuno mi veda. Così magari posso anche aprire la porta dall'altro lato. Perfetto. D'accordo. Adesso la apriamo anche di quella porta. Ok. Recuperiamo le nostre armi. E adesso aspettiamo Lippi che torni sopra e vediamo di stare sempre alla stessa maniera, lanciando la chiave inglese e quindi poi travestendoci. Mi hai visto, vero? No, non mi hai visto, perfetto. D'accordo. Perfetto. Direi adesso di travestirci. Togliamo il cadavere. Prendiamo la chiave, che comunque... nascondi questa. Ok, nascondi le armi. Perfetto. Adesso possiamo andare alla caverna nascosta qui. Te pareva che stavano le guardie. Allora, nascondiamo le armi prima, che sicuramente questi mi vorranno perquisire. Quindi questa me la posso lasciare. Ok, ok. Questa devo lasciarla. Sarà individuato durante una perquisizione. E lascia. La chiave inglese no. Non viene... risulta normale. Ok. Lascia. Lascio. Ok, dovremmo riuscire a passare senza problemi adesso. Salve buon uomo, sono il corriere della droga. Ho un pacco da consegnare. Certo, quindi lo faccia pure. That's good. Keep those arms there. Don't move. If I find something, I'm gonna crucify you. Okay, you are good to go. Ah, devo seguire la guardia. I guess all that make love not worth thing has sort of lost its luster, huh? I live by my own rules. Ma perché devo seguire la guardia ogni volta? Tanto la strada la trovo sempre da solo. I thought your hippie types were only into the softer drugs. I'm surprised to see you working. Peace and love isn't really my thing. Un labirinto sta cacchio di nascondiglio segreto. Non c'è niente interessante qui. This kind of work sort of breaking the hippie code. I do what it takes to get what I need. Looking good, man. You're expected. Have a seat. Franco's on his way. Dove dovrei sedermi? Vabbè, guardi, do un'occhiata in giro nel frattempo chi arriva... Oh, qui.
Vabbè, però do prima un'occhiata in giro, sa com'è? Un paio di forbici. Posso raccogliere il pezzo? No, forse è meglio di no, magari è meglio evitare di rubare ai ladri. Ok, sediamoci. Quella, signor Franco, come la va? Ammazza, è un vecchietto. Problemi di scogliosi? So, despite an annoying delay, it's finally here. Let's have a look. It got through customs without a problem, we hope? I had no issues. Excellent. We're not sure whether this will pass the taste test, but that remains to be seen. Follow us, please. Nice one, 47. And now for Franco to sample his handiwork. Ecco a lei, signor Franco. Certo che la droga però l'ha ridotta un pochino, insomma, non benissimo. Bravo, spippatela tutta, dai. Sup, yo? Oh man, we feel sick. Sorry, let us through. Quella che l'accompagna al bagno sa come i vecchietti di oggi hanno bisogno di una mano. Franco confirmed down. Nice work, 47. Perfetto, ragazzi, perfetto. Adesso non ci resta che eliminare. Prendiamoci il paletto di cocaina qui, che fa sempre comodo. E adesso dobbiamo eliminare Andrea Martinez. Vediamo un po'. Per poter eliminare Andrea Martinez, che non ho idea di dove dover andare. Credo che dovremmo comunque uscire da questa grotta prima di tutto. Bueno, recuperiamo tutto. E adesso vediamo di studiare come poter eliminare Andrea Martinez. Raga, mi sto a perdere sta giungla qui. Vediamo se... Oh, bene, che culo. Ho trovato finalmente un'idea. Why doesn't she just get him herself? She's got a lot in her mind. The construction of the new plant has been stalled for days now because of what they found there. She needs him to cleanse the place. But why do I have to go get him? So. Terreno sacro. Dunque, Andrea Martinez vuole che lo sciamano locale si liberi degli spiriti presso il cantiere. Allora, quindi questa Martinez è molto superstiziosa. Quindi ha ordinato ai propri sicari di andarlo a prendere, anche contro la sua volontà se c'è certi. Così di mischiarti in questa faccenda, dopo tutto liberarsi delle pessime influenze e ciò che sai fare meglio. D'accordo. Travestiti da sciamano, lui lo sciamano. Stia tranquillo, soldato, vado io a prendere lo sciamano, stia tranquillo. Bene, signor sciamano, bravo così, si allontani un po'. Non dovrebbero vederci questi qui. A parte questo che sta venendo qui. Dannazione. Vediamo se possiamo... The trick is to pick the toppings, not the old ones. The younger ones... Non dovrebbero vederci.
Proviamo. Perfetto. Magari li spostiamo di qua. Spostiamo anche lo sciamano. E andiamo. Senta, buon uomo, non è che può darmi un passaggio, sa, sono 205 metri, e sa, sono uno sciamano, sono anche anziano. No, eh? Come l'ho detto. Arrivo, signorina Andrea, arrivo. Well, well. The famous shaman decides to show up after all. And a good day to you. I'm pleased to finally put a face to the myth. I was beginning to think you didn't exist, what with your not replying to any of my inquiries. I've been looking forward to meeting you, Miss Martinez. All right. I need you to get over to the construction site on the outskirts of the village. The workers there uncovered a pile of old bones and they've taken the opportunity to grab some undeserved recreational time. I need you to go over there as soon as possible and wave your magic wand or do an interpretive dance or whatever it is you do. I can do that. You can walk with me if you don't know the way. Otherwise, I'll see you there. Just don't take too long. I'm an important person and have many things to do. I will not wait around. Very well. Parla con il caposquadra del cantiere. Allora, guardi, signora, tanto lei sta andando là. Siccome lei va a passo lento, ci vediamo lì. Poi la bella corsetta qui, sa, fa sempre bene. Bene, eccoci al cantiere. Ehi, non mi devi perquisire, sono sciamano, bello. Ah, ok. Bravo, inchinati. Anche se non credo tu ti stia inchinando per me, però apprezzo il gesto. Bravo, figliolo, bravo. Scusi, capo. Happy to be here. So, here's the problem. We're digging some holes for the foundation, and we come across these, well, bones, I guess. Turns out they're human, and the workers seem to think they're part of some old grave. Sounds likely. Yeah. So now, they're on strike. Won't work until the site is cleansed. This is where you come in, you know? You think you can help us out? I'll do my best. Excelente. Thank you so much. Muchísimas gracias. Okay, everyone. Come on. Patita's here to perform his ritual of cleansing. Hey, everybody, gather around. Come on. Sì, ma non è che state qui tutti ad assistere, vero? Good to see you, sir. Ah. All right, Taita. The stage is all yours. Cleanse away. Well, what are you waiting for? Ma io spero di rimanere solo con lei, signorina Mendez. Comunque, vabbè, sarà come il tatuaggio. Evidentemente, quando inizia, forse la gente se ne va. Ma noi ci lo speriamo. Vai, 47. The site is clean now. Ah, abbiamo finito. Excellent. A beautiful ritual. I could genuinely feel the spirits bless the worthwhile endeavor we are pursuing here. They're at peace now. Expertly moved onto the afterlife by your Taita. I am confident this is the end of it. Muchachos, time to get back to work. Let's warm up the new cement mixer. That beauty will power up any human remains in seconds. Nobody will ever disturb the dead down there again. Nicely done.
Looks like the foreman is going to tour the site and show some of the machinery to Andrea Martinez. This might be your chance, 47. I am eager to get this site back on track, Mr. Rodriguez. I trust you know what is at stake here. Si, Señorita Martinez. I'm very much aware. I will drive the men hard to get things done in time. Excellent. Mr. Delgado needs to have the plant up and running very soon. It's vital for the business. I understand. Aspetta. Who are you? Hey, you! All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, Bruce. Fammi andare, fammi andare. Now head for an exit. D'accordo ragazzi, abbiamo sparato la signora Martinez piena di cemento, seppellita viva, e adesso ce la diamo a gambe prima che questi indagano dove cavolo è l'uscita. È qui. Salve l'uomo, devo prendere la barca un attimo, gliela riporto subito. Perfetto ragazzi. Mission status. Columbia assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message. Encrypt and send. Source checks out. We can prove the board knew about the chemical leaks. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just the company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards killed 80 people. And they got away with it. Think about what that means. No one's untouchable. No one's untouchable. Diana! Coming! We got what we came for. Move out. Perfetto ragazzi, abbiamo finito anche questa missione, abbiamo ucciso i tre obiettivi, abbiamo visto anche una Diana più giovane e come sempre siamo pronti per il prossimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi ai canali social, di mettere like e commentare il video e come sempre ci vediamo la prossima settimana. Ciao, adios!